Il networking è la capacità di creare e mantenere una rete di relazioni che si basano sulla fiducia reciproca e che possono portare vantaggi nel tempo. Questo processo implica lo scambio di informazioni e idee tra persone che hanno comuni interessi. Nel mondo moderno, il networking è fondamentale per poter trovare opportunità di lavoro, collaborazioni oppure per ampliare i propri circoli di conoscenze. Santa Caterina è una figura straordinaria, nota non solo per la sua santità, ma anche per la sua capacità e abilità come comunicatrice e stratega. Nonostante fosse analfabeta, è divenuta famosa per le sue lettere, lettere che faceva scrivere che erano indirizzate a papi, re, nobili e cittadini comuni. Nelle sue lettere possiamo trovare uno stile comunicativo dal quale emergono empatia, autorità ed influenza politica. Leggendo queste lettere, Santa Caterina dimostra una grande e straordinaria capacità di saper adattare il suo messaggio al destinatario. Durante il Rinascimento queste lettere furono stampate in varie edizioni e furono anche pubblicate in varie città e lingue. Tra le molte edizioni possiamo trovare anche questa, un'edizione stampata a Venezia da Domenico Farri nel 1584. Da queste lettere emerge una figura pioniera del networking, e questo per diversi motivi. Per prima cosa, Santa Caterina stabiliva e manteneva relazioni con una vasta gamma di persone, dai potenti leader politici e religiosi fino ai cittadini comuni. Questo è un presupposto fondamentale del networking, ovvero quello di costruire una rete di contatti diversificata ed influente. In secondo luogo, le sue lettere erano veri e propri strumenti di comunicazione strategica, utilizzate per influenzare decisioni politiche e religiose. Nel mondo moderno, spesso il networking implica l'uso di una comunicazione mirata, efficace e strategica. Un altro elemento degno di nota era la sua empatia, ovvero la sua capacità di potersi connettere con gli altri. Qualità essenziale anche nel networking moderno. Creare legami autentici è fondamentale per costruire una rete solida. Infine, Santa Caterina utilizzava la sua influenza per promuovere la pace e la riforma all'interno della Chiesa. Allo stesso modo, nel networking l'influenza e la persuasione sono due chiavi molto importanti, che aiutano a raggiungere anche obiettivi personali e professionali. Santa Caterina da Siena, attraverso le sue abilità, ha saputo quindi anticipare molti aspetti del networking moderno. Le sue lettere rimangono quindi una testimonianza preziosa delle sue capacità. Capacità di influenzare e guidare i potenti del suo tempo.